Benvenuti, nel tutorial precedente abbiamo installato MicroCase, che è appunto una piattaforma Kubernetes basata su Ubuntu, e giocando con MicroCase ho visto che hanno incluso nel servizio OpenFAS, che è una piattaforma serverless appunto che permette di avere il meglio di Kubernetes senza doversi preoccupare della gestione. Con il meglio di Kubernetes intendo la possibilità di scalare i propri applicativi, o meglio, le proprie funzioni, come fa appunto Kubernetes, senza doversi preoccupare troppo di tutta la fase di deployment, gestione dei pods, eccetera, in quanto appunto OpenFAS si basa su delle funzioni, quindi dei blocchi di codice che vengono poi in automatico gestiti da OpenFAS. È una tecnologia ideale, insomma, per chi lavora con i microservizi e non vuole avere appunto la preoccupazione di dover gestire un'intera infrastruttura dietro. Ora noi utilizzeremo MicroCase per utilizzarla, ma OpenFAS è disponibile su servizi autogestiti di vari provider, che quindi vi toglierebbero la preoccupazione, insomma, di gestire l'infrastruttura. Quindi niente, ovviamente io vi farò vedere come utilizzarlo con MicroCase, in quanto attualmente non sto utilizzando nessun provider che fornisce questo servizio. Per darvi un'idea di cos'è OpenFAS, è simile ad AWS, AWS Lambda ed altri servizi, insomma, di serverless che più o meno tutti i grossi provider oggi forniscono, OpenWhisk che gira sulle piattaforme di IBM, appunto AWS Lambda, e so che anche Google e Kubernetes e Azure offrono servizi di questo tipo, ma adesso non mi sovviene il nome di questi servizi. E quindi niente. Allora, colleghiamoci al nostro server dove abbiamo installato MicroCase. Se non l'avete installato, c'è un tutorial precedente che vi fa vedere come installarlo. Quindi micro.case.enable OpenFAS. Ok, aspettiamo un attimo. Come vedete, va ad abilitare anche altri moduli di Kubernetes, e ora dovrebbe essere abilitato. Come vedete, poi vi dà due comandi, uno per vedere i servizi di OpenFAS attivi e un secondo che vi permette di avere la password di accesso. Noi copiamo questo blocco di codice, lo incolliamo qua, come vedete ci ritorna questa password qua. Il nome utente per accedere a OpenFAS e admin, ma nel caso non vi sovvenga, basta andare qua a modificare questo codice con user e come vedete vi ritorna lo user. Una volta fatto, basta aspettare qualche minuto per fare che, insomma, OpenFAS attivi tutte le sue funzionalità. E poi basta connettersi all'IP della vostra macchina sulla porta 3112. Come vedete vi chiede lo username e la password, quindi lo username è admin, la password questa qua che abbiamo visto prima. Entriamo qui e come vedete abbiamo questa piattaforma con anche scritto deploy new function, e qua invece ci dice di installare la FastCli, ovvero la console che ci permetterà di operare direttamente su OpenFAS. Prima di installare la console però andiamo a vedere cos'è questo deploy new function. Andiamo qui, come vedete lui ci dà già delle applicativi di demo. Oppure qua abbiamo custom dove possiamo richiamare una Docker image da far girare su OpenFAS, e perché appunto gli applicativi vengono poi dockerizzati e dal Docker Hub poi possono essere installati sull'OpenFAS. Adesso noi proviamo a installarne uno già presente, Nodeinfo, che è quello più semplice e scontato. No, aspettate, ok, ci basta cliccare qui. Ora se andiamo su custom, come vedete ha preso l'indirizzo del Docker image e il nome della funzione, eccetera. Facciamo deploy. Come vedete qua ci appare Nodeinfo, quindi andiamo sopra. Come vedete qua abbiamo un indirizzo e qua abbiamo un comando invoke che diventa attivo ora, si vede che ha finito solo ora di installarlo.
installare l'immagine in locale. Qua abbiamo le repliche, qua è attualmente una. Qua le volte in cui è stato invocato, attualmente non c'è, adesso proviamo ad invocarlo. Come vedete, l'applicativo ha risposto e abbiamo un'invocazione, quindi ci ha registrato la chiamata. Facciamo un'altra volta, come vedete, le chiamate diventano due. Qua, come vedete, abbiamo anche l'indirizzo del nostro applicativo, quindi se andiamo qua, lo clicchiamo e come vedete abbiamo il nostro applicativo, appunto. Ok, facciamo un po' di chiamate. Come vedete, le volte che è stato invocato ne abbiamo appunto invocato 5 volte. Poi abbiamo il tempo di risposta, eccetera. E ora invece proviamo a creare proviamo appunto a creare noi un applicativo, una semplice funzione molto basilare. E per farlo dobbiamo installare appunto la OpenFastKey. Allora, prima avevamo il comando che ci diceva come installare la OpenFastKey, adesso qua però è sparito in quanto siamo entrati nel nostro terminale, quindi poi proviamo a andare sulla documentazione di OpenFast, docs, andiamo qua su Cli installation, ok, ci basta copiare questo comando qui. Invia. Come vedete è stata scaricata. Per utilizzarla ci basta usare appunto questo fastkey. Ok, adesso facciamo un bel clear, la lanciamo e come vedete ci ritorna una serie di comandi, di possibilità. E ora proviamo a creare un applicativo in Node.js. Abbiamo qua un tutorial sul sito di OpenFast. Cli Node.js. Allora, la prima cosa da fare è creare l'applicativo. Allora, la prima cosa è creare una cartella mkdir demo. Demo, ok. Ora lanciamo questo comando fastkey new col mio il nome dell'applicativo, ma possiamo chiamarlo anche demo app. Meno lang e poi diciamo appunto il linguaggio che vogliamo utilizzare, in questo caso Node, poi potremmo utilizzare anche Go, Python, insomma quello che si ritiene più opportuno. Lanciamo il nostro comando, facciamo ls. Come vedete dentro la nostra cartella demo sono apparsi tre componenti: demo app, demo app.yelmo e template. Template non ci interessa, credo che sia una cosa di default che scarica, andiamo a vedere, ma mi pare che non ci sia niente di. Come vedete ci sono varie strutture, vari codici predefiniti da utilizzare per demo, ma a noi attualmente non ci interessano. A noi interessa di più demo app.yelmo e la cartella demo app. Andiamo a vedere un attimo demo app.yelmo. Come vedete qua abbiamo il nome del provider, OpenFast, il gateway su cui sarà raggiungibile, il linguaggio Node e poi l'handler, ovvero dove si trova la funzione che vogliamo lanciare e infine l'immagine che vogliamo utilizzare. Quindi dobbiamo fare due operazioni. La prima è aggiornare l'immagine, in quanto dobbiamo utilizzare un'immagine deployabile sul nostro account Docker Hub, quindi dobbiamo modificare il file demo app.yaml. Allora, il mio account su Docker Hub è questo qui, quindi è Pierangelo182/demo app e qui siamo a posto. La seconda cosa, poi andiamo a vedere cosa c'è invece nella cartella demo app. Come vedete abbiamo il package JSON e poi abbiamo l'handler.js. E come vedete l'handler.js è una funzione che ci ritorna lo status done, ma noi possiamo andare a modificarlo per uscire qualcosa di più simpatico. Quindi andiamo in demo app slash
handler e facciamo status hello world. Ok. Ultima, magari andiamo a vedere anche il package JSON, che però per chi è familiare con Node.js non dovrebbe essere una sorpresa, appunto, dove poi si possono caricare i vari pacchetti, eccetera. Fatto questo, andiamo qui e andiamo a creare una build, quindi dobbiamo lanciare questo comando. Build demo app.yelmo. Come vedete lui sta creando un'immagine Docker. Ok, come vedete è stata creata. La seconda cosa che dobbiamo fare è caricare la nostra immagine sul Docker Hub tramite il comando fastly push meno f, il nome del nostro file Yelmo, quindi fastly push meno f demo app.yelmo. E come vedete ci dà errore. Perché ci dà errore? Perché dobbiamo loggarci all'interno del nostro Docker Hub, quindi dobbiamo fare Docker login. Qua gli metto l'account del mio Docker Hub e qua gli metto la mia password e come vedete ora sono loggato. Allora, se non sapete che cos'è il Docker Hub, è questo qui, ovvero un repository dove potete caricare le vostre immagini Docker. Quindi è gratuito, potete aprire un account, eccetera, eccetera. Ora, torniamo, proviamo a ripushare la nostra immagine. Come vedete ora sembra riuscire a caricare. Ok, sembra averla caricata. Infatti, se andiamo qui in sign in, guardiamo se mi fa entrare. Dovremmo avere qui un'immagine chiamata demo app. Eccola qui. Come vedete è stata caricata pochi secondi fa, quindi è ciò di cui stiamo parlando. Ora che abbiamo la nostra demo app, abbiamo due alternative. O la deployiamo tramite il terminale oppure dalla nostra console. Quindi prima lo facciamo dal terminale, dopo andiamo a farlo anche da qua in modo da vedere le due alternative. Per farlo da terminale, torniamo qua, perché io non me le ricordo mica tutti i comandi, quindi devo seguire il tutorial. Ok, ci compriamo fast-cli deploy fast-cli deploy -f demo app.yelmo. Come vedete ci dice che non è possibile deployare l'applicativo. Questo perché non riusciamo a connetterci a OpenFAS. E ci sta, perché in realtà il nostro OpenFAS sta lavorando sulla porta 3112, mentre di default la nostra console lo chiama sulla porta 8080. Quindi dobbiamo loggarci all'interno di OpenFAS e dichiarargli l'indirizzo corretto. Per loggarci, aspettate, andiamo a pulita al nostro terminale. Per loggarci dobbiamo fare quindi fast-cli login-g gateway. Qua gli passiamo il nostro indirizzo vero, quindi l'IP della nostra macchina e la porta 31 1112, che è appunto questa qui, è questa qui, e lo username che admin e la password che chi se la ricorda, chi se la ricorda. Va bene, andiamo a recuperare la password tramite il comando di prima, che dovrebbe essere questo qui. Ok,
ci copiamo la password, torniamo su altro qua. Ok, quindi ora dovremmo essere poter connetterci direttamente al nostro OpenFAS. Quindi riproviamo a fare il comando di deploy, vediamo che succede. Allora, ha fallito di nuovo. Andiamo un attimo ad editare la nostra demo app.yelmo, perché forse anche qui dove c'è gateway dobbiamo dargli l'indirizzo corretto, che nel mio caso è questo qui. Proviamo e vediamo che succede. Ok, riproviamo. Ok, il deploy sembra essere andato bene perché ci dice 202 accepted. Se ora andiamo qua, infatti, come vedete, qua nel nostro OpenFAS vediamo demo app. Ora proviamo a lanciare l'invocazione e come vedete ci ritorna Hello World. Copiamoci l'indirizzo, veniamo qui e vediamo, come vedete ci ritorna Hello World e due invocazioni appunto. Quindi come vedete abbiamo fatto la nostra prima semplicissima funzione serverless. Ovviamente queste potrebbero essere delle API di un sito internet, quindi in teoria poi si potrebbe connettere tutto a un database, avere un sistema dentro OpenFAS scalabile. Qua abbiamo una replica, poi prima o poi saprò anche come si fanno ad aumentare le repliche, eccetera. Quindi abbiamo appunto i vantaggi di un Kubernetes, tutto sotto forma di funzioni, quindi tutto molto sintetico, molto snello, di facile gestione, eccetera, insomma, l'ideale appunto per fare degli applicativi a microservizi senza avere l'ansia di gestire tutta l'infrastruttura dietro. E come allora abbiamo appunto attivato la nostra demo app, poi adesso la cancelliamo e proviamo a installarla invece direttamente dalla nostra dashboard invece che dalla riga di comando come abbiamo fatto prima. Ok, dovremmo averla cancellata, credo. Facciamo un refresh. Ok, sì, è stata cancellata. Deployiamo una nuova funzione. Andiamo qui su custom. Andiamo su custom. Com'è che l'avevamo chiamata la nostra immagine? Non mi ricordo più. Forse demo app. Quindi, ok. Allora, quindi dobbiamo chiamare la nostra immagine Docker, che è appunto il mio indirizzo su Docker Hub, quindi Pierangelo 1982, e il nome dell'immagine, quindi demo app, ovvero, sempre per essere chiari, stiamo sempre parlando di andarla a prendere da qui, questa qui. Noi praticamente stiamo andando a prendere questa qui. Qua possiamo dargli un nome di riferimento, chiamiamo demo app test 2. Qua possiamo mettere altre opzioni che adesso io non conosco neanche ancora, perché è anche praticamente la seconda volta che faccio questa operazione, la prima l'ho fatta per imparare a fare questo tutorial, quindi sono proprio un ignorante di serverless e vi sto facendo proprio vedere il minimo indispensabile. Qua possiamo appunto passare degli endfile, delle appunto variabili d'ambiente, eccetera, eccetera. Poi un giorno, mai durante le vacanze di Natale, vorrei fare un piccolo applicativo tutto serverless, super fast, tempo permettendo, e panettone permettendo. Quindi facciamo un deploy, vediamo che succede. Demo test 2 c'è, non è ancora pronto lo status, aspettiamo un attimo, adesso è pronto. Facciamo un invoke status hello world. Andiamo qui, demo app 2. Status hello world. Facciamo invece di nuovo un deploy, così dovremo avere entrambi gli applicativi che poi sono uguali, ma come vedete ne abbiamo due. Uno chiamato demo app test 2 che abbiamo messo dalla nostra dashboard qua, mentre un altro deployato da riga di comando. E quindi per ora questo
è quanto in futuro, con un po' di pazienza, proveremo anche a fare un applicativo serverless e poi vedremo anche altre caratteristiche di OpenFast. Ad esempio, si può monitorare il tutto tramite Grafana, eccetera, eccetera. Insomma, si possono leggere i log. E poi appunto si possono utilizzare le migliori funzioni, cioè si può installare un sistema di messaging che permette in comunicazione i vari servizi tra di loro. E si possono fare insomma quello che di solito si fa con Kubernetes, senza avere diciamo una gestione diretta dell'infrastruttura dietro. E insomma, si possono, e quindi poi si possono appunto duplicare le funzionalità per dividere nel carico in teoria, come vedete. Qua abbiamo una replica, ma le repliche potrebbero diventare 3, 2, 3, 4, 100 a seconda del carico che avete sulle varie funzionalità che andrete ad installare. E niente, alla prossima. Se vi è piaciuto questo tutorial, mettete un mi piace.